Così, in due aree cruciali, energia e cibo, le stesse famiglie di grandi banchieri hanno assunto il controllo e le conseguenze sono state devastanti. All'inizio fu sconcertante scoprire un tale monopolio di influenza, ma poi capì quanto fosse importante saperlo. Un po' come apprendere di avere una malattia grave, ma curabile. Aiuta a comprenderne la causa e come funziona, se l'obiettivo è la guarigione. Così ho continuato le mie indagini. Se il petrolio e il cibo sono controllati da grandi famiglie di banchieri, in che altri campi possiamo vedere la loro influenza? Ho seguito il denaro e ho iniziato a osservare lo stesso schema di controllo praticamente in ogni ambito delle nostre vite. E ho sempre trovato le stesse famiglie a capo, direttamente attraverso banche e corporation o indirettamente attraverso grandi fondazioni. Ancora una volta sono stati i Rockefeller a creare l'Associazione Nazionale per l'Istruzione con l'ausilio della Fondazione Carnegie e in seguito della Fondazione Ford. Ciò che i capitani d'industria volevano dalle nostre scuole erano lavoratori docili e obbedienti che sarebbero stati dipendenti gestibili e consumatori voraci. Le scuole devono creare abitudini stabili in risposta all'autorità. Ecco perché ci vogliono 12 anni. Devi reagire come di riflesso quando una figura autoritaria ti ordina che cosa fare. Analogamente all'istruzione, la sanità è un altro settore dominato dai grandi capitali e dalle corporation. L'Associazione Medica Americana, ad esempio, è ampiamente finanziata dai Rockefeller che utilizzano le sovvenzioni per influenzarne ricerche e decisioni. Mediamente un medico, durante 4 anni di formazione, segue una sola lezione sull'alimentazione, 2 ore e mezza in molti casi. E i materiali usati sono forniti dal Consiglio Nazionale per i Latticini e dal Comitato Nazionale per il Bestiame e la Carne e altre industrie, compresa l'Associazione Zuccheri, con prodotti che di fatto determinano la nostra salute. Purtroppo, per come è strutturato il sistema sanitario, la formazione medica è principalmente finanziata dalle case farmaceutiche. C'è quindi un movente per produrre e vendere quanti più farmaci possibile. Si tratta anche di un metodo di guadagno facile per il medico, per la casa farmaceutica e per l'intera classe dei medici, ma finisce per perpetuare i problemi che avrebbe dovuto alleviare. Gli effetti collaterali possono includere nausea, secchezza delle fauci e costipazione. Diminuzione dei globuli bianchi, anche grave. Effetti collaterali sessuali, diarrea, nausea e sonnolenza. Può causare coma o decesso. Fin dove si spingeranno queste forze per fare profitti? Reprimeranno metodi di cura di alcune malattie così come hanno fatto per la tecnologia dell'energia libera? Purtroppo, le mie ricerche mi hanno dimostrato che la risposta è sì. Un esempio ben documentato è quello del dottor Royal Rife. Negli anni 20 il dottor Rife inventò i microscopi più avanzati dei suoi tempi. Sviluppò inoltre una nuova tecnica da lui chiamata risonanza coordinativa, apparentemente in grado di distruggere tumori cancerosi e virus. Nel 1934, in alcuni casi clinici in collaborazione con l'Università della California del Sud, il trattamento di Rife fu testato su 16 malati terminali di cancro. Nel giro di 3 mesi risultarono tutti guariti. Subito dopo, un laboratorio che testava questa tecnologia fu dato alle fiamme e ne seguì una causa in tribunale superficiale. Attraverso le iniziative di Morris Fishbein, capo del giornale dell'Associazione Medica Americana, Rife fu messo a tacere e ridotto in rovina e tutto il suo promettente lavoro di ricerca pressoché dimenticato. Mi era difficile credere che qualcuno potrebbe ostacolare nuovi metodi di cura. Il cancro ha attraversato la mia famiglia come un fiume in piena. Ho scoperto che dipende tutto dai brevetti. Se una casa farmaceutica può brevettare un trattamento e trarne profitto, in particolare se necessario per lungo tempo, allora lo avremo. In caso contrario, non ne sentiremo nemmeno parlare. Rife non fu l'unico messo a tacere. René Kess conosceva un'antica formula degli indiani Ojibwe che era efficace. Harry Oxy e Max Gerson, rimedi naturali che funzionavano. Ma se si prova a documentarsi su di essi, si scopre che l'AMA li descrive come impostori. In questo caso, seguire la pista del denaro è stato molto utile, perché gli stessi poteri che controllano l'AMA e le sue ricerche controllano il settore farmaceutico. Esistono incentivi di migliaia di miliardi di dollari per occultare le cure non brevettabili. Sapere che esistono delle cure non ha eliminato il dolore per la perdita dei miei cari a causa del cancro, ma tale dolore mi ha dato motivazione a fare qualcosa.
e penso che dirigendo l'amore e la devozione che proviamo per coloro che abbiamo perso inutilmente, verso lo sviluppo di queste cure per coloro che ne hanno bisogno, possiamo interrompere questa scia di tumori e guarire.